Anche la ristorazione non viene risparmiata dalla crisi e così il settore è costretto a giocare di fantasia e a tirar fuori delle nuove idee. Vediamo. Soffre per la crisi come altri settori, prova a reinventarsi e con qualche risultato. La ristorazione fuori casa ogni giorno deve accontentare 35 milioni di italiani, ma nel complesso ristoranti, pizzerie, tavole calde e bar hanno perso nel 2012 1.200.000.000 di euro di giro d'affari, una contrazione pesante che ha costretto a trovare nuove idee e a contenere i prezzi. Il momento è difficile evidentemente per tutta l'economia, è una crisi che attraversa trasversalmente tutti i settori, per cui anche il settore del pubblico esercizio vive evidentemente un momento di grande difficoltà che si riflette su fatturati in diminuzione e sul numero delle aziende che evidentemente porta dati negativi purtroppo da troppo tempo. Lei come pranza di solito? Dipende dal giorno, dagli impegni e dal tempo che si vuole dedicare. In questo caso cosa ha comprato? Una vaschetta di pasta già pronta. Quanto ha speso? Intorno ai 4 euro. Fare un pranzo diciamo canonico si va a spendere sui 20-25 euro, diciamo che sul bilancio familiare poi pesa a fine mese. Invece così quanto spende? Così spendo la media di 5 euro al giorno. Sono le testimonianze dell'evoluzione della pausa pranzo, che anche se con piccoli margini è il principale motore del business della ristorazione, un servizio che confina con quello che gli americani chiamano street food e che noi abbiamo da sempre utilizzato per i pasti veloci in piedi. File interminabili a Napoli, come vedete nelle immagini girate davanti a una famosissima pizzeria, come a Roma, dove questo piccolo locale del centro viene letteralmente preso d'assalto perché è in grado di soddisfare tutti i palati a prezzi contenuti. Quanto riesce a risparmiare in questa maniera? Un bel po', sì, si risparmia e si mangia anche bene perché la roba è fresca e genuina.